Cari amici, eccoci nell'ambiente adatto in cui parlare di questo nuovo libro che ho fatto. Questo nuovo libro si chiama Argomenti di medicina naturale. È una raccolta sostanzialmente di lezioni che ho fatto l'anno scorso nell'ambito della masterclass, però con qualche aggiunta, ecco, perché come sapete non mi piace mai fare le stesse cose, sono degli articoli che sono stati aggiunti. Ed è molto importante in questo momento storico in cui si va verso una tecnocrazia, si va verso una medicina sempre più omologata per tutti e sempre più non aderente all'individuo, alla persona, portare avanti il discorso della medicina naturale. È quello che vuol fare questo libro, nel quale ho fatto una dedica a quelli che mi hanno seguito in tutti questi anni, in questi 50 anni di lavoro nell'ambito della medicina naturale. Ho fatto anche una introduzione in cui parlo delle basi storiche e filosofiche che hanno portato a questo punto in cui siamo oggi nella medicina, in modo che non sia un discorso così generico, diamo questo perché in alternativa a quest'altro, ma che ci sia proprio una quello che vuole essere per me la medicina naturale come complemento all'approccio generale medico del paziente. Come dico, questo libro raccoglie una serie di lezioni molto vaste ed è fatto di 6 sezioni. Nella prima sezione c'è tutto un lungo discorso, dura più di 200 pagine, in cui si parla dei virus. Noi siamo stati ormai più di un anno e mezzo che siamo attanagliati da questo virus. E poca gente veramente sa cos'è un virus, perché attacca, quali sono le sue caratteristiche, come può il nostro sistema immunitario difendersi, eccetera, eccetera. Tutto questo viene spiegato molto bene in questo primo capitolo. E poi c'è una rassegna di quelli che sono gli antivirali naturali possibili. Uno può dire, ma tanto noi adesso abbiamo il vaccino, non abbiamo più problemi. Sì, è vero, però teniamo conto che abbiamo continuamente nuovi virus. La sfida del virus è una sfida iniziata in un mondo in cui le persone comunque hanno un sistema immunitario sempre più debole. Quindi conoscere gli antivirali naturali è estremamente importante, e conoscere i vari antivirali naturali, che sono moltissimi, che vanno naturalmente scelti per ogni persona e individualizzati. Molti di questi sono piante, qui per esempio ho visto un sambuco, dei bellissimi fiori di sambuco, e il sambuco è uno dei più importanti antivirali, si è sempre usato per i virus influenzali. Le signore, le tedesche, e le donne delle Alpi raccoglievano i fiori di sambuco, li seccavano per poi fare d'inverno le tisane anti-influenzali. Lo stesso virus che abbiamo vissuto quest'anno non è altro che un virus molto simile ai virus influenzali. E quindi si parla non solo del sambuco, ma di tante altre piante, come l'astragalo, l'andrographis paniculata, l'aglio. Sono stato molto deriso a suo tempo quando ho parlato dell'aglio come prevenzione delle malattie virali, ma in realtà ci sono moltissimi studi scientifici su questo. Il caprifoglio, pianta della stessa famiglia del sambuco, perché questo è estremamente importante, che in Cina è estesamente usato. Ricordiamo sempre che in Cina sono stati, mi pare, 4-5 mila morti per questa pandemia su 1 miliardo e 300 milioni di persone, ecco, una proporzione leggermente migliore di quella dei paesi in cui non viene considerata la medicina tradizionale, ovvero la medicina naturale. Quindi tutto questo viene dibattuto in maniera molto, molto importante. Si parla dei funghi, si parla delle varie molecole, si parla ovviamente anche dei vaccini di un tempo per stimolare il sistema immunitario, come per esempio il BCG, e dei vaccini di oggi, prendendoli tutti in considerazione. Ecco, è molto importante che noi vediamo per esempio qual è il vaccino più adatto per noi, quali sono gli effetti collaterali, quali sono le precauzioni che dobbiamo prendere. Non è che si possa andare pedissequamente ad assumere il vaccino. Qui è messo in relazione anche il discorso che ogni età della vita ha delle medicine naturali che possono prevenire le patologie, che sono diverse ovviamente. Quello che si fa di un bambino sarà molto utile la rosa canina, per esempio, l'olio di fecale del lupo e l'astragalo, mentre invece nel settantenne servirà il ginseng, la berberina, la china, per esempio, tanto per dare un esempio. Quindi c'è tutto un lavoro molto molto importante da leggere e rileggere. Tutte le molecole di cui abbiamo parlato, di cui hanno parlato i giornali in questi mesi, no? E qui parliamo di molecole molto interessanti, della spermidina, dell'esperidina, della tisettina, dell'invermectina, e poi ancora la acetilcisteina, l'isozima, la tofferina, eccetera. Molecole tra l'altro che
dei quali ho fatto anche dei video importanti su YouTube, no? Sono tutte riportate qua. Leggendo queste molecole poi noi vediamo che alcune sono utili per il virus ma anche utili per altre ragioni, quindi scopriamo cose interessantissime. Non so, come la mantadina, per esempio, è estremamente utile anche per il morbo di Parkinson, quindi particolarmente utile negli anziani, ma anche per il virus. Quindi non è un discorso così, le solite cose sul virus, ma è la scusa del virus, è quella di studiare tante cose utili per la nostra salute a seconda di quelli che sono i nostri problemi. Vedo spesso persone che hanno preso a caso una vitamina o quell'altra, prendere i complessi vitaminici casuali. In realtà ogni persona ha una sua vitamina adatta alla sua situazione come prevenzione e come cura della malattia. E qui andiamo a vedere tutto, le vitamine B, le vitamine C, la D, la A, la K e così via. La K per esempio è molto interessante, può essere utile nella prevenzione, utile nei postumi, ma per esempio non va bene nella fase acuta della malattia. Quindi il discorso è che una volta letto questo primo capitolo, uno può stare tranquillo, uno può veramente affrontare con cognizione l'autunno, anche se dovesse tornare una variante del coronavirus. Nel secondo capitolo andiamo a qualcosa di lontano ma molto simile, c'è una lunga dissertazione, anche questa di una centinaia di pagine, molto molto importante sulla tiroide. Il mondo di oggi ha questi due grandi problemi, ha il problema dei virus, ha il problema del cancro, ma è un altro grandissimo problema, il problema delle malattie autoimmuni. E la tiroidite di Hashimoto è una malattia importante che colpisce oggi anche i bambini. Colpisce i bambini, gli adolescenti, gli adulti e comporta moltissimi problemi. E allora è importante sapere cos'è la nostra tiroide, come sostenerla, qual è la sua fisiologia, quali sono le sostanze che prevengono la tiroidite, quali sono le sostanze che la curano eventualmente, anche insieme naturalmente agli eventuali rimedi convenzionali che possono servire nel caso che la tiroide sia in una fase già molto avanzata. E poi altro argomento importante, altro capitolo, molti mi chiedono, uno dei problemi dei miei pazienti è: ho poca memoria. Parlo di dove origina la nostra memoria, qual è la differenza tra la memoria visiva e la memoria uditiva, qual è la memoria che origina dall'ippocampo o dal cervello frontale o dal cervello occipitale. E qui a seconda di, e allora noi studiando questo capiamo dov'è il difetto e perché c'è un nostro difetto di memoria, quali sono le caratteristiche di difetto e quali sono le cose specifiche da curare. Andiamo a una fase più tranquilla, si parla di sessualità, della fantasia sessuale tra l'altro. E qui allora, leggendo questo, sono dei questionari molto importanti che ho fatto per capire se il tuo problema sessuale sia un problema legato al neurotrasmettitore serotonina o alla dopamina o all'acetilcolina o al GABA. A seconda di quelle che sono le caratteristiche del tuo problema sessuale, c'è poi la proposta terapeutica naturale, che questo è interessantissimo, no? Pensiamo che tutti possono, il Viagra per tutti è bella finita, quindi la medicina naturale è individualizzazione, è terapia della persona specifica, nella quale usiamo una sostanza naturale non potentissima, quindi priva di effetti collaterali, che però deve essere usata nella maniera giusta. Arriviamo a una sezione quinta in cui si prendono in considerazione ancora una volta tutte le vitamine per bene, perché è importante che ci sia uno studio particolareggiato, non solo rivolto ai problemi virali, ma uno studio particolareggiato delle vitamine. Uno deve prendere le vitamine nella dose giusta, ma la vitamina giusta, non si può prendere il solito multivitaminico per tutto. Il libro si conclude poi con una parte importantissima, che è la parte legata all'alimentazione. Ippocrate diceva che il cibo sia la medicina e che la medicina sia il tuo cibo, e tutti i miei pazienti normalmente vorrebbero essere curati con l'alimentazione. L'ideale sarebbe che l'alimentazione formasse la base della nostra salute, non fosse solo un divertimento, un piacere, ma come al solito faccio una serie di approfondimenti per capire se sto mangiando troppi carboidrati, sto mangiando troppi grassi, sto mangiando troppe proteine, e ci sono anche qui dei questionari valutativi. E poi ancora una volta abbiamo parlato di vitamine, qui parleremo anche di minerali, di acidi grassi e così via. E un altro argomento che mi sta molto a cuore è la riduzione calorica, la restrizione calorica, che è un elemento fondamentale, la restrizione calorica e anche in parte il digiuno, per la salute, per prevenire l'invecchiamento e le malattie metaboliche, che sono un altro grande capitolo del giorno d'oggi. L'obesità, l'aumento del grasso addominale condiziona non solo l'ipertensione, i problemi cardiovascolari, ma anche favorisce il cancro.
ma anche, abbiamo visto anche nel Covid, morire facilmente chi era più obeso, chi aveva più disfunzione diabetica moriva più facilmente. Allora qui c'è tutto una come restrizione calorica, come abitudine di vita, dice questo capitolo, per vivere a lungo. E si spiega anche quando noi abbiamo fame cosa si attiva. Si attiva un ormone che si chiama grelina, e poi quando dovremmo essere sazi c'è un ormone che si chiama leptina, e molto spesso questo equilibrio ormonale viene alterato, e qui si spiega come deve essere mantenuto sano questo meccanismo che poi ci mantiene in salute, il meccanismo che hanno gli animali, mentre noi spesso perdiamo questa capacità. E poi si parla anche della disbiosi intestinale, in modo perché tra l'altro negli ultimi lavori ci sono anche molti lavori scientifici che parlano di come l'equilibrio intestinale condizioni la psiche, il sistema immunitario e così via. E quindi la disbiosi intestinale, che ovviamente è condizionata da quello che noi mangiamo e dai eventuali fermenti acidi che prendiamo, è importantissima. Però bisogna conoscerla, perché non esiste la pancia gonfia, esiste la disbiosi fermentativa, la disbiosi da funghi, la disbiosi putrefattiva, la disbiosi carenziale, e a seconda dei casi va preso qualcosa di diverso, perché se c'è una disbiosi fermentativa e i fermenti acidi spesso fanno male, se c'è una disbiosi carenziale una dieta squilibrata fa malissimo, e così via. Quindi direi che questo libro è un libro molto importante, un libro di lotta, vedete questo serpente con i denti affilati, che è quello che dice il serpente, vuol dire essere scaltri, agguerriti, e poi la spada del serpente, questa, cioè, la medicina naturale deve essere qualcosa di propositivo e di forte, in modo di non avere, deve essere timida, deve essere un po' di vitamina C assieme a qualcos'altro, deve essere forte, agguerrita, consapevole, ed essere un complemento estremamente importante a quello che è la medicina naturalmente ufficiale. Quindi vi invito tutti a leggere questo volume importantissimo, leggerlo, rileggerlo, sottolinearlo, perché anche voi possiate avere la consapevolezza di quello che serve per la vostra salute e prevenire soprattutto le malattie. Vi ricordo sempre che prevenire è meglio di curare, e la prevenzione è ciò che fa la medicina naturale. Se ti interessa trovi il link in descrizione per l'acquisto, ed arrivederci al prossimo video.